Alla Laguna va in scena uno degli incontri più interessanti della giornata. Di sicuro per le dirette interessate Vasto Marina e San Salvo rappresenta di gran lunga la sfida più sentita della stagione, vista la storica rivalità tra le due antagoniste, che sono protagoniste di un vero e proprio derby dell'Abruzzo meridionale. Le due contendenti, che hanno in comune un avvio stagionale al di sotto delle rispettive aspirazioni, cercano vicendevolmente i tre punti per risollevare le proprie sorti, destinate altrimenti al più grigio anonimato, ma anche nel caso dei biancazzurri ad una sofferta lotta per la permanenza in categoria. Nostalgici della Provasto si fanno notare per lo striscione in curva Tobruk, per i cori all'esterno dello stadio e per la fugace apparizione in segno di protesta per alcuni minuti nel corso della ripresa. La trazione anteriore biancorossa con Soria, Esposito e Sputore schierati da Vecchiotti dall'inizio si fa sentire immediatamente. Dopo il tentativo di Maia che sorprende Cianci ma viene stoppato dalla provvidenziale chiusura di Lombardozzi, i padroni di casa passano a condurre al quarto grazie al piazzato di Soria che fulmina l'estremo biancazzurro. Cianci si riscatta al 14° quando spedisce sul fondo un destro dal limite del solito Maia. L'11 di Marcello, che appare subito in giornata poco propizia, si avvicina dalle parti di La Barba toccato duro da Marinelli con un accenno di risse immediatamente sedato dal signor Cesarano di Salerno. Buona per inciso la sua prestazione. Se il San Salvo è spuntato in avanti, il Vasto Marina crea pericoli più consistenti per Cianci e compagni. Al 25° si fa vedere Esposito, che alla fine vuole strafare e ne paga le conseguenze. Cianci in questo caso è determinante. La pressione aragonese prosegue infruttuosamente con i tentativi ravvicinati di Maia e Sputore. La sfera va a spegnersi sul fondo, ma in compenso passa all'incasso in chiusura di frazione con raddoppio firmato da Soria. In questa circostanza l'11 biancorosso imbeccato ad Esposito cavalca indisturbato all'indirizzo di Cianci, che viene aggirato e infilato per il 2-0 della sicurezza. Del San Salvo nessuna traccia visibile, se si eccetto alla conclusione di Crisci, che non impegna in alcun modo il quasi inoperoso La Barba. Il canovaccio non cambia neanche alla ripresa dei giochi con l'11 di Vecchiotti, che senza strafare controlla agevolmente l'incontro. Al 15° poi i discorsi si chiudono con il tris griffato da Esposito, lui che non è un Marcantonio ma riesce nell'occasione a segnare di testa. Il folletto molisano si esalta e 4 minuti dopo ha l'occasione per affondare gli ospiti. Cilli limita i danni e guadagna la sufficienza. A ridosso della mezz'ora nuovo spunto di Esposito, che crea scompiglio in area biancazzurra ma non riesce a trovare il pertugio per la stoccata risolutrice. Il San Salvo cerca invano con il neoentrato Cardarella di rientrare in carreggiata, mentre il Vasto Marina con Aziz Gimò fallisce una clamorosa opportunità per arrotondare il punteggio. Chiaro, quando non fai punti noi non è che siamo in una situazione tranquilla di classifica, però insomma perdere con il Vasto Marina come con il Vasto Marina di oggi ci può anche stare. Noi di sicuro non abbiamo fatto una delle migliori gare, però bisogna riconoscere anche il valore dell'avversario che a uomini importanti, e complimenti a loro per il risultato di oggi. Mister Vecchiotti, oggi una vittoria piuttosto netta che mi fa pensare in positivo per il futuro. Siamo in un buon periodo nonostante la sconfitta di sabato scorso, abbiamo giocato una buona gara. Oggi tutto sommato si è rivelata più facile del previsto, temevo questa partita per mille motivi. Niente, il primo gol ci ha tutto sommato spianato la strada perché potevamo ripartire in contropiede, quindi forse la migliore maniera di giocare per noi con gente come Soria, Esposito e Sputore.